Ciao Elvira. Ciao Francesco. Pronto per il compito di matematica? No, non direi. Pazienza, nemmeno io su un tubo. Senti, visto che sto male al solo pensiero del compito, mi sono sempre chiesto, quella pianta, perché te la porti sempre in giro? Forse la domanda giusta è... sono io che porto in giro la pianta o è la pianta a volersi far sempre portare in giro da me? Secondo te, ho risposto alla domanda? Non saprei. Già. Lei è l'ultimo ricordo che ho della mia mamma, sai? Da quando se n'è andata non riesco più a staccarmene. Mi tiene compagnia. Tu invece? Io cosa? Se riesci a farti le domande giuste... o sono le risposte a condizionarti a farsi trovare da te? Non sempre le risposte che dai sono quelle giuste. Beh, non saprei. Anche tu con queste domande di prima mattina. Io non so niente. Non angosciarti. Oh, si è mosciata. Beh, ci vediamo in classe. Io vado a dare un po' d'acqua alla mia mamma. Oh, voglio dire, alla pianta. Ehi, salve. Ho sentito dire che voi avete le risposte. Le risposte del compito. E mi chiedevo se... cioè... se potevate darmene alcune. Oh, hai sentito che ha detto questo di qua? Ma... difficile da dire. Non credo abbia formulato la domanda nel modo corretto. Sì, non l'ha formulata bene. Formulata bene, non l'ha. Beh, Cocobello, la questione qui è che se vuoi qualcosa da noi, devi saperla chiedere nel modo giusto. Nel modo giusto? Quello lì, quello giusto. Cioè? Prova a dirci che cosa vuoi veramente da noi. Sì, cosa vuoi veramente da noi? Cosa voglio? Le risposte. Le risposte del compito. Ah, vedi che già cominciamo a ragionare, vieni. Però sai, se noi diamo qualcosa a te, tu devi dare qualcosa a noi. Intendi? Ah, soldi. Beh, figuriamoci se non ho i soldi. Bastano 20. Penso che possano bastare. Umberto? Geografia, storia, italiano, psicologia. Ah, eccolo qua. Matematica. Vai in terza R, giusto? Sì, proprio quella. Grazie ragazzi. Mi avete proprio tolto da un bel casino. Guarda chi si rivede. Non vi vedo dai primi giorni di scuola. Ma sì, scelte di vita. Piuttosto, dove te ne avrai con quella faccia da ebete? Dove vuoi che vada? È mattina, no? Vado dove vuoi. Non andate mai. Ma smettila, andare a scuola col sorriso. Eh sì, perché io oggi farò una super verifica di matematica. Cioè, cos'è quella roba lì? Vuoi sapere cosa c'è qui dentro? Qui dentro ci sono... solamente le risposte della verifica di matematica. Me le ha date Umberto e Tancredi. No, un po' qua. Fa vedere.
risposte qui ci sono solo proprio sbagliate. 2 più 2 uguale a 5, ma questa è tutta una truffa bella e buona. Dai, su su, che problemi ci sono? Ma sì, non ti preoccupare, noi abbiamo la soluzione a quello che ti serve. Avete le risposte? Ma ancora con sta verifica, ancora con sta risposte. Ma non hai capito che non serve a nulla andare a scuola? Infatti, fino ad ora cosa ci hai guadagnato? Solo fregature, come quella di oggi. E scommetto che ti hanno fregato chissà quanti soldi. Dai, vieni con noi al centro commerciale, andiamo a farci un giro. Non saprei. Oh, che lagna, ragazzi, poi vi vedo anche voi. Dai, vieni con noi. E poi con la giustifica come si fa? Non ti preoccupare, per quello ci penso a Vanni, che sa far bene tutte le firme dei genitori. Allora, c'è una mossa, che fai? Vieni? Va bene, vengo. Francesco, cosa fai lì palato? Salve prof. Io... Niente, stavo andando a scuola, no? Ah, ok, allora ci vediamo in classe. E di non fare tardi, Beh, meno male che non ci hai visti. Sì, fortuna che ami solo te. Mi sa che adesso sei fregato. Buon, andiamo. Ah, in bocca al lupo. Ehi, hey, Francesco. Allora, studiato mate? Ciao, studiato mate, insomma. Senti, ma quelli là che erano con te prima? Erano mica Pietro e Giada? Chi, Pietro? Quando? Già. No, non era proprio nessuno. Guarda, mi sembravano proprio loro. Beh, è da inizio anno che non si fanno vivi, però. Non so, mi sembravano loro. Anche perché sono loro, hai fatto bene a stare alla larga. Già, sappiamo che tipi sono loro. Loro due, i loro amichetti. Meglio perderli che trovarli. No, vi sbagliate, non era proprio nessuno. Sai, molti altri nostri amici si sono fatti fregare da quei due. Promesse su promesse, e invece. Che tipo di promesse? Ovviamente sempre le stesse. Seguiteci, vi daremo le risposte. E pensa che c'è gente che ci casca di continuo. Ma... ingenuo. Le risposte del compito? Loro le hanno. Ma cosa vai dicendo? Ma non le risposte del compito. Le risposte. Scusatemi, io continuo a non capire. La gente si vende per avere le risposte della vita. Della vita? Ma scusa, con le risposte di un compito ci prendi al massimo un bel voto. Ma con le risposte sulla vita, sull'amore, sul futuro, è con quelle sì che è tutto in pugno. E queste risposte loro le hanno? Ma certo che no. È proprio su questo che loro giocano. Pensano che la strada più semplice sia quella giusta. E questa è la loro risposta a tutto. E cercano di convincere pure te. E sei libero di seguirli la prossima volta, sai? Magari sei uno di quelli. Ma quelli chi? Perché mi hai preso? Quelli che senza fatica credono di avere la verità in tasca. Che credono di aver capito come gira il mondo. Ma domandati una cosa. Chi può rispondere alle domande di Francesco meglio di Francesco? Magari a volte ci sembra facile affidarci e chiedere agli altri quali siano. Ma fidati, solo noi possediamo le nostre risposte. Beh, cosa vi devo dire? Ci proverò. Come direbbe il maestro Yoda, fare o non fare, non esiste provare. Su, coraggio, ora dobbiamo proprio entrare.